Bentornati, signori, su Victoria 2. Buongiorno e ben ritrovati, ragazzi, a questa 30ª puntata su Victoria 2. Una milestone, praticamente. 30 puntate, un boato. E che dire, cosa ci possiamo aspettare dalla puntata di oggi? Io che ne so. Possiamo aspettarci, forse, se mi organizzo bene, l'attacco alla Bulgaria per dare dei pezzi di nuovo alla Turchia. Potrei anche farlo alla fine dei conti. Questa era l'idea. Però prima mi preparo, voglio capire un attimino cosa sta succedendo intorno a me con il fatto di ribelli e non ribelli, quante forze posso portare. Sto giro voglio preparare un'invasione fatta giusta, non alla cazzo di cane come faccio di solito, che porto le tre divisioni, poi le prendo. Ok, allora porto tutti gli altri, quindi cerco di fare qualcosa un po' meglio, così di base, un po' overkill, ma vediamo di farlo. E in tal caso poi bloccheremo tutto, eccetera, eccetera. Anche perché siamo, non so perché ho notato, siamo a 14 di infame, sono scesi tantissimo. Forse perché ho liberato il Sudafrica, l'Australia, il Canada e la Newfoundland qua. Può darsi che sia per questo. Però mi ritrovo di nuovo in una posizione dove posso andare a prendere qualcosa di specifico qua in mezzo. O qua. O quel che sarà. Quindi inizio i preparativi, so già che la Russia mi sparerà addosso tutto quello che ha. Noi una volta che abbiamo finito qua andiamo anche con altra defense e cerco, do anche una ribaltata ai generali per cercare chi è degno di nota, che insomma è, che si può mettere in difesa e quant'altro. Cerco, sposterò un po' di persone, tipo questo attacco 3 è molto buono e non ha senso che stia fermo a Suez. Comunque, pronti partenza via, vediamo cosa succede. Allora ragazzi, siamo in un momento strano dove ho aumentato esorbitamente, non so neanche se è una parola a sto punto qua, le tasse. Comunque le ho aumentate dal 35 al 50, dal 45 al 60. Ho aggiunto, sì, per via delle leggi, delle regolamentazioni sul lavoro che hanno fatto alzare i prezzi da tipo 10k a 13, quello che volete, ma continuo a non guadagnare un cazzo. Ho visto che nello social spending, nell'industria subsides, avevamo una fabbrica che stava mangiando un sacco, tipo 1200, ed era questa qua a 40 degli streamer shipyard. Gli ho tolto i subsides, ora sta esplodendo, sta completamente crollando, guardate, sta stando in perdita di tantissimo. Ora licenzierà probabilmente, devo smettere di muovere. E quella gente qua però adesso viene ripartita in queste altre fabbriche. Stanno venendo su le prime fabbriche di aeroplani, il che mi fa ben sperare adesso che andandosene via da là riuscirà a spostare dentro di qua. Oppure magari adesso la piantano di essere stronzi con i miei soldi, no? E senza i miei subsides magari non li buttano nel cesso. Ecco, questo sarebbe ottimo per la mia economia. Andiamo a fare un altro giro sempre di questo, vediamo qual è il secondo. Sempre, no, sempre Clipper Shipyard, non so perché in quel gioco qua sono devastanti. Sto giro nel north, south, southwest, vediamo se troviamo north. Questo qua sarà, allora qua non ci sono i Clipper, questo è già chiuso tra l'altro. Tutte volte che tenti di aprirli glieli chiudono. Clipper, non streamer, Clipper, questo è che mi sta facendo fallire, vediamo. Boom! Sono tutti i soldi che ci metteva lo Stato prima della cosa, stanno andando fuori dei coglioni. Se devono chiudere, devono chiudere queste fabbriche qua, non possono andare a sbaffo sulla mia schiena forever. L'Italia vuole il passaggio, noi glielo rifiutiamo, veramente. In più queste risorse qua servono a tutti, automobili anche, non so se avete visto, stanno arrivando, siamo nel 1911. C'è stato, ho preso nel culo col prestigio, c'è stato una crisi che non vi ho neanche fatto vedere, dove tutti sono andati dal lato della Germania e la Francia è rimasta inchiappettata. La Germania e la Francia cerca di essere rilevante ancora, ma conta come il 4 di bastoni a briscola. Buono, comunque tolgo sti cazzo di subsides. Se vogliono vanno a lavorare qua addirittura con i soldi che gli do io, sono nel rosso, te guarda un po'. Vabbè, comunque abbiamo ripreso un pochino il controllo dell'economia, mica tanto, però abbastanza. 200 di subsides ha senso, 1200 no. Spendiamo comunque un boato di 13.000 solo di pensioni. Puttana, ragazzi, le pensioni sono il male, le pensioni sono il male, sono il male. Costano un boato, i vecchi costano un boato.
What the fuck is going on? Ottimo. È il momento di attaccare la Bulgaria ora che la Russia è occupata a vedersela con la Germany. Questo è ottimo per me e nessuno mi ha chiamato interno all'interno di questa faccenda qua. Quindi è a bomba proprio. Increase opinion. Friendly. Salve, Persia. Ragazzi, io qua ho un po' di divisioni pronte, 60-60-60, un boato in verità. Si va per la gola bulgara, anche se vabbè non è che freghi niente, non è contro i bulgari, però i turchi vogliono indietro qualcosa. Facciamo qualcosa in questo 1911, intanto che non si fa un cazzo. Sono tornato primo di nuovo in prestigio per qualche motivo. Due schiaffi ha preso la Germania, è riscesa, no, capito? Buono, dovrei essere a posto, ho fatto tutto, ho dato ordini alla mia flotta. Figa, non si capisce un cazzo qui qua. Ed è guerra. Mi dispiace, cara Bulgaria. Ha tirato dentro la Russia, eccola lì. Perfetto, in verità è a bomba. Adesso sto mandando le navi là in alto. Qua stiamo già arrivando. Se non ho il passaggio militare glielo chiedo, ma dovrei averlo. Ok, ce l'ho, non li chiamo come alleati. Non voglio nessuno, mi voglio arrangiare. Siamo arrivati con le prime navi. No, quale cazzo sono allora? Non queste. Hanno la stessa faccia i tizi. Niente, non riuscirò mai. Ok, questi possiamo scendere. Quelli là non capisco minimamente il problema. Questi qua non li hanno caricati, ecco qual cazzo è il problema. Puttana Eva, li odio. Veramente, quando fanno le cose così a caso. E rimane questo che va là, buono. Che coglioni. Ecco che arrivano i primi stronzi. Le navi arrivano in porto, sto giro... Non so come fate, teste di cazzo, frutto che li avete caricati, buono. E scendiamo in faccia, si parte subito col primo scontro, pam pam pam, eliminati, buono. Buenos. Splittiamo le truppe, prendiamo Varna e l'altro porto, qua abbiamo bloccato tutto. Questi sono tedeschi? What? Va bene, non voglio sapere, le mie navi vanno a bloccare il golfo lì di Finlandia, queste vanno a bloccare qua dietro. Oh, eccoci qua che iniziamo un pochino con i nostri con le nostre belle blockade che tanto ci hanno reso famosi. Qua ci sono un po' troppe navi per i miei gusti. Oh, queste possono rimanere qua. Queste scaricano il pacco e poi si levano dalle palle. Ridaremo ai turchi ciò che tecnicamente non è loro. Oddio, stanno succedendo situe, ragazzi. Abbiamo scoperto le grandi guerre, The Great War. La Germania l'ha scoperta, il fastidio che gli sta dando la Russia l'ha scoperta. E poi c'è arrivata questa Nicaragua Crisis del 1911. Abbiamo ricevuto notizie che le truppe del Nicaragua hanno invaso Bluefields. Hanno eliminato i regnanti locali, chi gestiva la cosa, hanno annesso il territorio, non il massimo. Possiamo provare a diffuse in italiano, vabbè, comunque non aggravare la situazione chiedendo compensazioni di 50.000 50.000 pounds, oppure possiamo chiedere che ritorni il vecchio regno. Ovviamente fare ciò potrebbe far incazzare l'America del Nord. Se scegliamo di fare scalare la cosa domandando le riparazioni, sarà abbastanza per il trattato di pace che includa anche i Bluefields. Possiamo domandare il territory back. Ora vorrei capire Bluefields dov'è che è. Bluefields. Ancora una volta, per piacere, da strazoomato. Questi sono i piani d'attacco che non vi ho mai fatto vedere. E continuo a sbagliarmi perché sto qua sotto. Bluefields. A me non pare... Ah, questi. Nicaragua decide così? A me non frega niente. Chi è che è col Nicaragua? Nessuno. Poi guardate che... Cioè, ha la falce e il martello, e la falce è un macete, e il martello è una mazzuola. Direi che... chiedo il territorio indietro. E invece no, loro mi sputano in faccia. Se lo vuoi te lo vieni a riprendere, mi dice. Hai capito te? Facce da stronzi. Ah, io non ho tante pretese di stare qua a discutere con questi sbarbatelli imbecilli qua. Andiamo a Providence. Dichiariamo. Ma subito, cioè.
Vai, andate lì, tac. Abbiamo vinto una battaglia intanto. Andiamo qua. Le navi le portiamo qua, pure le navi vecchie. Frega un cazzo, via, via, via. Drago, declare war. Down his size. No, dai, non c'è riprendersi il territorio? Cut down in size, cioè mi prendi in giro. Vabbè, cut down in size. Giusto per andare a dichiarare guerra e fare casini in Nicaragua. Ma guarda te stai facendo, questa gente qua, che cazzo fa? Cosa sta facendo? Noi abbiamo portato altre truppe, signori, siamo arrivati. Siamo in full swing sulla Bulgaria. Stiamo vincendo le battaglie, come giusto che sia. Sofia è un passo a noi. Abbiamo scoperto che se siamo bravi a sparare, spariamo veramente bene. Loro attaccano. Attaccano chi è il generale qua? Douglas Wolseley, che non è un gran difensore. Però, oh, se vogliono attaccare, che attacchino. Io cosa gli devo dire? Vediamo che entrano. Siamo pronti dietro a intervenire. Eccoli qua. Andiamo. I confederati ci chiedono un'alleanza. Ha senso che facciamo... Secondo me non ha senso, no, ragazzi, vi abbiamo messo in piedi, ma ora sono anche cazzi vostri. Qui io andrei con l'armata moderna, giusto per... Invece ragazzi, cerchiamo di andare per qualcosa di un attimo... Oh, Navy siamo abbastanza a posto, sì, c'è quelle due cose qua, e attaccatevi a sta ceppa. Forse cultura, un po' di impressionismo per il prestigio, per recuperare un pochino di prestigio così al volo, e poi dopo quell'altro. Qua siamo arrivati... Guardate in Belize, no, eccoli qua. Bolt action rifle for tutte le truppe, grandissimi. Sbarchiamo, ci riprendiamo ciò che è nostro. Puttana Eva, col cazzo che lasciamo vincere questi animali. Purtroppo, qua mi sa, ragazzi, che tra l'altro abbiamo usato il gas, vero? Sì, li stiamo gassando. Già. Rip, tutti morti. Mi dispiace, è andata così. È andata come è andata. Possiamo anche chiuderla. Guardate qua. Guardate che bello. Guardate qui che bello. Sono andati dentro proprio così. Io potrei, a naso, intervenire in sta roba qua. Non è qua. Devo andare qua. E bisogna vedere se è qua. Solo... No, non possiamo intervenire per ora. Sta perdendo la Russia. Chiaramente. Strano. Cioè, abbiamo noi che stiamo attaccando da un lato e quelli là dall'altro per cercare di riportarsi a casa la situazione. Tra l'altro io devo parlare con la Russia, non devo neanche parlare con loro qua. Propose peace, they will not accept the offer. Siamo a 53, no, World Score 13 serve 53. Ma io sto cercando delle province. Vediamo quando prendiamo la capitale a sto punto. La conquista della Bulgaria è completa, loro non mollano, they will not accept the offer. Noi torniamo alle navi, velocemente. E iniziamo la presa della Crimea e da lì ci espandiamo a macchia d'olio e vediamo fin dove si arriva. A questo punto, se vogliono farla escalare loro, la guerra, in quella maniera qua... Abbiamo le nuove divise? Abbiamo le nuove divise, fan cagare! Madonna mia, di solito le trovo più belle, in questo caso mi fanno schifo. Ma che volete farci? Questa è la vita. Sì, andiamo a Sevastopoli. Ole, carrying capacity, vai qua. Anche voi... Giumpate sulle navi, vai navi, andate qua, quasi quasi, attacchiamo il sud qui, non so, abbiamo ammazzato alcuni della Nuova Guinea, lì, del Nicaragua, ci siamo capiti, Nuova Guinea. Ho dato anche la libertà, non ve l'ho detto, alla Nuova Zelanda. Io direte, ma perché? Perché è giusto avere i domini, siamo l'Inghilterra. Dominion is our way to deal with things. Buono, questi sono sbarcati. Gli altri non so se sono sbarcati, ma adesso andiamo a prendere questi. Là siamo a posto. Qui quale sarà? Queste navi qua? No. Dana Eva se... No, erano queste. Erano queste navi che erano già le persone. Che coglioni. Mentre vado qua a farle sbarcare, sennò è impossibile capire che navi fanno che roba. Vabbè, sbarchiamo in un punto che oggi è abbastanza controverso, quindi non diciamo neanche il nome. Imbarcatevi, signori, è ora di andare a fare il vostro lavoro. Eccoci qua. E direi che la parte qua in Russia, adesso questi qui li possiamo anche tenere qua, ma se serve vanno tutti assieme a dare una mano lì sotto. Noi manteniamo la blockade, anzi aggiungo navi.
ne abbiamo altre 20 che hanno finito di ripararsi, 20 belle grosse, andiamo a bloccare proprio qua in mezzo, così siamo belli che contenti, e si continua a martellare la Russia. Attenzione, i russi la tentano lì, non li avevo notati, stanno perdendo 2000 uomini a giro, stiamo arrivando con gli aiuti, vediamo. 172 truppe inglesi stanno sparando sui russi, perdono, oh, hanno perso 33.000 uomini, hanno perso, ok. Vediamo, sì, qua ci chiedono, la Nicaragua ci chiede la pace perché ha perso mezzo cazzo di paese, dove cavolo è pure su Nicaragua, qua. Ma alla fine dei conti io voglio riprendermi i miei Bluefields, non me ne frega niente di quelle banane del Bluefields, cioè me ne frega proprio zero, è l'onta del Nicaragua che... Ma poi cut down in size fa... Che cazzo fa cut down in size? Devo andare a vederlo. Ok, in verità è un CB bellissimo. Praticamente gli dimezzi l'esercito, non può costruire la flotta e ti deve dare il 25% di quello che guadagna. Praticamente il niente, va. Aspetto di poter aggiungere War Goal e riprendermi proprio questo in principio quello. Sarebbe figa sulla Russia e sulla Francia, no? Che ti devono dare i soldi e non possono fare un cazzo. Comunque qua abbiamo vinto la battaglia, ma non la guerra. Andiamo avanti con l'assedio. Spostiamo di nuovo queste due truppe da 30 fuori qua di fianco e quella da 59 la mettiamo a Odessa, che è importante. Ah, attenzione, no, wait, waiting simulator 114, saltategli tutti nel muso, ecco, facciamoli fuori, altri 36 che arrivano da nord. Oh, abbiamo preso sito elettriche, olè signori, direi olè, abbiamo seccato altri russi qua. Mi chiedo come facciano ad avere forze, ma mi sa che sono i contadini, si mandano addosso i contadini. Ma non c'avete la vergogna. They will not accept. Hanno preso una manata che fa paura. They will not accept. Io faccio così per adesso, allora, buon. Teniamo queste tre regioni e si va avanti. Ecco, quelli abbiamo incalzati e gli diamo la secca finale. Eccoli qua, buon. Deleted. From Eternity e GG. Qua abbiamo preso, prendiamo questo e continuiamo così, piano piano, la nostra espansione. Intanto la guerra è qua, prestige, buono. Intanto la guerra di qua, ragazzi, secondo me come sta andando? Metà dell'Austria non esiste più, ecco dov'è che sta perdendo la sito qua. Si va su, no, ero giusto, si va su guerra. Sono al 9, sono almeno 9%. Quindi vuol dire che questa cosa qua si sta per protrarre un bel po'. Noi abbiamo tutto il tempo e tutto quello che vogliamo per riuscire a pigliarci quello che vogliamo. Senza troppe menate. Ah, interesting. Interesting. Dovremmo andare anche con questo, forse. Invece no, avevo detto che prendevo quello. E questo qua sono 11, pure 11.000, che non sono neanche poche in tal senso. Penso. Faccio. E noi spariamo sopra russo, sì, spariamo sopra russo, sì. Oh, ma che cazzo però, cioè, cosa fanno? Mi dribblano questi qua? Da dove sono arrivati? Cioè, sembra che abbiano ignorato totalmente quelli che erano lì. No, non ve lo ridiamo se va sta pole, tutto quel posto. Oh mio Dio, quanto cazzo le prendono. Pum, patapim e patapum. Nicaragua, meglio che ripaghi sui debiti. Credo che il Nicaragua non può ripagare un cazzo. Attenzione, ma se voi volete insistere, io gioco, cioè. Là mi hai messo la cosa della... Guarda quanti cazzo ne perdono, madonna mia. Oddio, 72.000, ma... Sto zitto. Possiamo fare War Goal? Add War Goal? Cosa ha chiesto la Germania? La Germania sta vincendo tantissimo. Qua che cazzo è successo che ha tirato un pugno in là che proprio li ha ribaltati. Sapete che roba? Io non sono uno ambizioso. Poi magari mi direte che ho fatto male o quello che è, ma secondo me ci sta. Ci sta, accettiamo il peace offer. Turchi prende quello che deve prendere, fine. Bulgaria è stata tagliata fuori un pezzettino. Noi però possiamo tornarcene a casa dalle nostre famiglie. Non è mica brutto. E quello che è. Adesso la Germania saranno anche cazzi loro. In verità, ecco. Continuo a spammare questa parola in verità. Come se fosse il santo. Roba. Sono contento che abbiamo chiuso, ma anche per il fatto che adesso vediamo fra Germania e Russia cosa combineranno fra di loro. Penso vincerà la Germania senza tanti problemi, però... Ogni pochino che loro perdono è un po' che noi guadagniamo, insomma, quindi bomba così.
Io c'è gente che sta morendo qua, che cazzo. Bellissimo comunque, li abbiamo gassati. Eccoci qua, allora, cerchiamo di portare le truppe a casa nostra. Piano piano, poi dopo torniamo a prendere quelli che mancano. Potrei anche camminare volendo con questi. Sì, e neanche troppo lontano. Buono. Bene, signori, sono soddisfatto. Manca la stazione qua del Nicaragua. Penso che possiamo anche fare... Dov'è? Ad War Goal, Repay Debts. Niente, oh, non mi fa riprendere... Non mi fa riprendere quella zona là. Ho Repay Debts, che ci aggiungo quello. Buono. Vediamo se accettano. Hanno preso tutta la nazione, accettano per forza. Alla fine ha vinto loro, no? Tra virgolette. Comunque noi il territorio non ve lo ridiamo. Bravi, furbi. Ad War Goal, non si può più. Install Democracy. Install Democracy. No, va bene. They would accept. Bene, eccola qua. Un peccato, vero, che abbiamo perso quello. Loro se lo sono beccati. Noi non guadagneremo niente a questa guerra qua, perché... Nicaragua, di nuovo. Abbiamo di nuovo le War Reparation. Cos'è sta roba qua? Sì, vai, continuiamo a spammare lo stesso evento. Mi pare giusto. La Liberia ci chiede l'alleanza. Oh! What is this? What is... The Restoration of Misiko Reserve. Con i nostri nemici battuti possiamo... Ah, ce lo prendiamo? Ah! Ah! Che presa in quel posto! Come godo! Madonna mia, come godo! Attaccatevi a sta ceppa di cazzo. Liberia no. Vai a farti proteggere dall'America. Ciao, Persia! Bentornata a casa, Persia. Cosa facciamo qua? Add to sphere? Ma vai, mettiamocela in sfera sta Persia. Buono, signori, e con questa guerra vinta abbiamo ridato la Turchia. La Turchia è felice di me. Puttana Eva, fa fega. Siete la cosa migliore che ci è capitata da quando ci avete distrutto. E con questa vittoria, questa piccola guerricciola qua in questo mondo, e alla finita anche la Germania, mi pare, possiamo dichiarare conclusa questa 30ª puntata. Vi saluto e alla prossima.